Jacobs contro Fedez, doveva curare la mia immagine, ma non gliene fregava, io a Tokyo e loro al mare. Il rapper gli fa causa. Marcel Jacobs, campione olimpico a Tokyo nei 100 metri, vincitore dell'oro anche nella staffetta. Un anno fa ha messo fine alla sua collaborazione con la DOOM, agenzia di promozione che appartiene a Fedez. La società, gestita dalla madre del 33enne, Anna Maria Berrinzaghi, non ha preso bene la sua decisione e ha fatto causa al 28enne. Portandolo in tribunale, deciderà il giudice. Lo sportivo, però, sulle pagine della stampa dice la sua sulla questione e va contro il marito di Chiara Ferragni e l'azienda: dovevamo curare la mia immagine. Ma non gliene fregava niente. Io a Tokyo e loro al mare. Non pensavo fosse difficile rappresentarmi. Nel 2018 mi sono affidato alla società di Fedez. Mi aspettavo che stare vicino a lui desse visibilità, ma lì non hanno mai sviluppato un progetto. Me li aspettavo pronti al risultato, invece ho vinto a Tokyo e mi hanno scritto 24 ore dopo. Erano al mare e non gliene fregava niente, racconta Jacobs. Prima di allora era la madre a gestire la sua immagine. L'atleta aggiunge, per contrasto, quando mi sono trovato davanti a persone che promettevano soldi e numeri mi sono affidato. In qualche mese ho realizzato che mi raccontavano come non sono. C'era poca trasparenza. E poi sottolinea, le batoste servono, nella vita le mazzate sono necessarie. Sempre, a più riprese. Quando tutto sembra facile non ti godi nulla e nel momento in cui cadi ti fai male. Se prendi botte eviti di rifare lo stesso errore. Marcelle ora ha deciso di farsi gestire da una società con sede a Londra, tutti sapevamo che mia madre non poteva essere la persona che chiudeva i contratti. Ma mi serviva risistemare l'assetto con persone fidate al 100%. Questa società non mi ha promesso numeri. Mi ha dato una visione internazionale. Con loro si parla di collaborazioni a lungo termine, per il post-atletica. Pianto și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, îți poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.